È stato un incontro emozionante e commovente, quello tra una paziente della bolla Covid dell'ospedale San Donato di Arezzo e Whisky, la sua piccola amica a quattro zampe. Un incontro che è riuscito a riportare il sorriso sul volto della donna. La signora era ricoverata da una decina di giorni nel reparto di pneumologia. Il suo desiderio più grande era proprio quello di poter rivedere il suo cagnolino. La signora ha una situazione molto particolare, dal giorno del ricovero che rammentava solo il cagnolino e lei lo chiamava il mio quinto figlio, e quindi ieri mattina aveva chiesto una foto del canino e noi ci siamo guardate e abbiamo detto: ma perché non portarlo qua? Certo. Quindi è il cuore che in quel momento ha parlato. Io sono andata dal mio direttore e ho chiesto l'eccezione. Lui ci ha pensato un attimo e poi ha detto: ma perché no, che facciamo di male in fondo? E così si è avverata. Abbiamo potuto esaudire il desiderio. Già da dicembre i parenti dei ricoverati della bolla Covid dell'ospedale cittadino, sia pure a turno ed ovviamente in totale sicurezza, possono incontrare i propri parenti ricoverati, ed adesso ancora un passo in avanti. Per la prima volta tra le corsie del reparto un cagnolino. Se andiamo a riflettere anche dal punto di vista scientifico, sappiamo che la PET therapy ha delle solide, diciamo, basi di validità, appunto, di efficacia in diversi tipi di patologie, laddove la componente psicologica, l'adesione alla terapia possono fare la differenza. Nel caso specifico, l'adesione a un trattamento ventilatorio non invasivo, che come sapete ha lo scopo di prevenire il peggioramento e arrivare all'intubazione, richiede una grande collaborazione da parte di una persona che rimane collegata, e questa signora sono più di 10 giorni che è collegata in maniera continuativa a una ventilazione meccanica non invasiva, quindi un impegno notevole e per il quale i farmaci possono dare un contributo, ma sappiamo che poi anche i sedativi possono dare dei problemi. E devo dire che l'arrivo effettivamente del cagnolino sarà stata una coincidenza, ha portato almeno ieri a un incremento anche dei valori fisiologici di ossigenazione. Speriamo che sia un buon, diciamo, auspicio per il cammino della signora. Amore, hai visto? Sta meglio la mamma. Insomma, un'importante terapia a quattro zampe. È straordinariamente importante. Noi con i nostri amici animali abbiamo un rapporto intenso. Chi ha la possibilità, la fortuna di avere un animale in casa, cane, gatto, altri animali d'affezione, ha un legame molto forte con queste piccole creature che ti danno grande stimolo. La signora ha avuto una reazione assolutamente positiva quando ha visto il proprio animale. La pet therapy è importante. È una cosa che, se potessi, io estenderei davvero a tutto l'ospedale in maniera intensiva.